abbiamo spese da 100.000 euro, cose che si fanno nei consigli comunali, nei consigli provinciali, altro che una legge dello Stato, delle prospettive di spesa per cori, bande e musica. Ma le sembra una cosa normale? Lei non avrebbe dovuto accettare questo tipo di emendamento, altro che farmi la paternale a me. E guardi, Presidente, che qua, tra l'altro, c'è un ricorso all'indebitamento indecente. 35 miliardi di indebitamento per far chiudere i bilanci di questo marchettificio che avete creato, ma non andando a ridurre la spesa dello Stato centrale, non facendo la spending review, altro che, l'avete bloccata la spending review, avete mandato a casa 4 commissari, avete mandato a casa Cottarelli, Bondi, Giarda, Canzio, avete mandato a casa tutti coloro che vogliono tagliare alle unghie questo Stato centrale che da sempre non vuole cambiare. Uno Stato peloso, centralizzato, romanocentrico, che fa tutto tranne che cambiare se stesso da 20 anni a questa parte. E con voi trova anche buon gioco perché voi fate le leggi di stabilità che vanno a debito e poi per quel poco credito che è quello del taglio agli enti locali, alle regioni, almeno 29 miliardi in 4 anni andate a tagliare alle regioni e poi ci sono gli emendamenti di quelli che dicono che le regioni non devono aumentare il ticket per quadrare i bilanci, ma dovete dargli i soldi alle regioni, non dovete tagliarle i trasferimenti alla sanità e poi si fanno le mini marchette per gli amici, tutti fanno spendere più gli enti locali, le società partecipate, le regioni, ma non l'Enit della Cristallen e non il Maxi della Melandri, e no, loro no, sono amiche e le amiche non possono fare spendere più, solo come fanno poi a ricercare il consenso per chi le nominate, e questa non è una vergogna, questa non è una vergogna, signor Presidente, uno Stato centrale che non cambia, con la Tasi, va bene, il cittadino non paga. Ma il risultato politico è la sudditanza dei comuni allo Stato centrale, perché non avendo più una previsione di spesa autonoma, non avendo più un'autonomia finanziaria, un'autonomia fiscale, i comuni sono succubi allo Stato, dipendendo dai trasferimenti. I sindaci sono degli esattori e non sono più delle persone che possono soddisfare le esigenze dei loro elettori. Sono solo degli esattori per pagare i ministeri, per trovare i soldi per fare andare avanti i ministeri.